Oh, giocizio si tiene. Ragazzi, date il bentornato sul canale al dottor Fries. Bella, Ciao ragazzi! Come Fries, come stai? la va? No, tutto bene, te come stai? Ma tutto bene, grazie, 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 Price, grazie, 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 grazie. Ci vedremo il video Joey vs 4 ragazze, che è un format che ha fatto Joey Larrighini. Cioè, un format di Jabili, dei Sidemen, no? E mi hanno contattato per fare sto format, secondo me è uscito veramente divertente. Ciao ragazzi e ribenvenuti a Sunday Show. Oggi abbiamo un ospite specialissimo con un format bellissimo, quindi direi subito di farlo entrare senza troppi discorsoni. Joe! Bro, No. quanto sono alti? Quanto so? 1,85 minimo. Sì, Gioele fa il modello, Gioele tipo 1,88, un palumbo, un bambino, un mini Gioele, vabbè. Sono Joe, ho 24 anni, faccio YouTube. Ma sta musica? Minchia, la potevano abbassare la musica? O Un pochino cambiarla? sì. Avete fatto fare, non vedo l'ora, non Ma vedo l'ora. forse cambiarla è meglio. Grazie, vi ricordo che siamo qua giusto per divertirci. Attendete per quello che dirò, che tanto è soltanto per il Vabbè, ti video. insultiamo, easy. Allora, cosa ne pensi di questi piedini, di queste scarpe? Allora, Ti ti piacciono? posso dire che la parte più bassa del corpo femminile preferisco vederla senza scarpe, senza calze. Tutte queste frasi le dirò soltanto perché c'era un telone davanti e tu non vedevi le ragazze, ovviamente. Mi piace assaggiare. Concorrente numero uno Che c'ha delle Jordan cringe. bianche. Io non so assolutamente niente di drip e di scarpe. Ti piacciono le ragazze che indossano ste scarpe? Non, io pure non è che me ne intenda molto di outfit, fratello, devo dire la verità. Però non lo so, non sono molto verso il tipo baggy Lo clothes, street, quella roba. ok. Io ti posso dire che tutte le tipe che sono fissate con lo streetwear hanno poca personalità e quindi basano la loro personalità sulle scarpe. E in più, chill, baby. Cioè, immaginati a spendere tutti questi soldi per delle scarpe, bro. Che può piacere a qualcuno. Concorrente numero due. Sì, a me no, zio. Io volevo. Lei la volevo immediatamente eliminare. Invece ha dei begli stivaletti. Quelli quando mi schiaccerà le. sarà molto comodo. Cazzo di problemi c'hai, porca puttana? Bro, ma ogni tanto ci Io penso, minchia. pensavo che facendo questo video fossi stato un po' più tranquillo. E No, invece stai a fare bro. un macello, porca Ma zio, puttana. alcune cose forse non posso neanche vederle su Twitch. Ma che cazzo me ne frega, minchia. Concorrente numero 3, puoi alzare un filo il pantalone? Ok, puoi sfilare la cintura, toglierti il pantalone. No, non è vero, non è questo, non farlo. Fallo. Scarpe di merda però queste, devo Sì, dire la verità, cioè, ma sia la terza che la quarta scarpa è un po' di merda. Belle, belle scarpe, outfit dal Bolgia. Outfit da Bolgia che dovevano fare i rave qua in provincia di Bergamo, quelli che li becchi in giro e dici "What the hell?" Così, cioè, sono quelle What ragazze là. are those? E concludiamo col concorrente numero 4, scarpe. Che erano quelle che mi piacevano di più. Cioè, quelle un po' più Sì. tranquille. Molto minimal, nere, precise, pulite. Penso che sia anche un piedino abbastanza piccolo, quindi penso che va Qual è la sua bene. misura di piede preferita? 36. No, perché Una c'è la fetta di luce. Sì, c'è pane. la luce che si infila benissimo, quindi. Ok. Allora, ragazzi, vi va di fare una mini presentazione, giusto nome e quanti anni avete? Concorrente numero 1. Ok, ciao. Allora, io sono Piera e ho 19 anni. Però proprio la voce in sé per sé non mi È piace per fastidiosa. niente. La donna che vorresti picchiare. Questo l'hai detto te. Ciao, io sono Alessia, ho 23 anni. Già lei ancora di voce. Un po' meglio, un po' Sì, meglio, bro, aspetta, sentite le altre però. due. Ciao, mi chiamo Ruslana, ho 18 anni. Allora, è Rossana, dobbiamo rifare. Non mi piace questo attimo. Ma questo è del Papa, vero? È del Papa? Sì, è il Vaticano. Ok, sì. Per Ascoltiamo soltanto la frase che dico. favore, voce, carica. Ciao, mi chiamo Ruslana, ho 18 anni. Ciao, mi E. chiamo Anna e ho 21. L'ultima è quella, diciamo, con la voce un po' più caruccia. Appena l'ho visto, quel tipo di scarpe, ho detto, bro, what the Ok, fuck, sei nel ho capito, 2023? vabbè. Allora, chiedo umilmente perdono, concorrente numero uno, ma io veramente le Jordan non mi piacciono. Non capisci un cazzo, È bro. vero, Joele. Bro, dai. Hai fatto bene. Ho fatto bene, bro, è una maranza questa, minchia. Hai deciso di Anna. prendere il cosplay di Anna Pepe su Wish. Quindi non solo ti aspettavi il cosplay, ma ti è arrivata lei. Quindi peggio del cosplay di Anna Pepe. Meno male che mi hai eliminato, amore, perché se non ti piacciono le Jordan. Io invece ti piaccio. No. Bro, demolito, eh.
Ok, vediamo le gambe. Te lo giuro, qua ho fatto una roba senza senso, te lo giuro. Cioè, qua proprio ti spisci, ma crepi, Allora, ragazze, siete rimaste concorrente 2, 3, 4. E chiedo per favore adesso se mi dite cosa fate nella vita. Concorrente numero 2. Allora, io faccio musica sulla drill reggaeton. Cerco sempre di mettere un po' di melodico perché mi piace molto cantare. Ti chiedo se cortesemente ci fai un piccolo assolo o qualcosa. Boom boom, ritmo suave, boom boom, okay, ritmo basta, 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 basta. Sei un pezzo di me. Boom boom, suave, bro. Allora, tu lo sapevi, tu già quando facevi la domanda sapevi benissimo che appena cominciavi avresti detto basta. Sono già innamorato io. Allora, con la prossima, concorrente numero 3, invece tu cosa fai nella vita? Lavoro come allenatrice di ginnastica ritmica e come modella. E con il concorrente numero 4, tu invece cosa fai nella vita? Io faccio modella e anche disegno. E concorrente numero 2, tu invece sei italiana, che hai cantato e... Mi chiedo di dove? Sì, precisamente sarda. Sei eliminata, allora. No, sei... Concorrente numero 3 invece, tu di dove sei? Sono russa. Russa? No, non so come, non so come esprimermi su questa informazione. Concorrente numero 4, tu invece dove sei? Uguale, sono russa. Ok, va bene, va bene. Chi elimino? Chi elimino? Chi elimino? Chi elimino? L'ultima, la 4. Concorrente numero 2, non verrà numero 3, scusami, non verrà eliminata perché ha detto che fa la modella ed è russa, quindi io per paura di essere bombardato direi di no. C'è un pantalone abbinato a un paio di scarpe che secondo me proprio stona. Chiedo umilmente scusa alla concorrente numero 2, ha fatto un'esibizione clamorosa, però mi dispiace, devo eliminarti. Lei forse mi è un po' dispiaciuto eliminarla. Lei è una bella ragazza, però... Oh. Sì. Boom boom, ritmo soave. Dai, bro. Non mi hanno convinto. Però bella. Sei veramente una bellissima ragazza, io no. E lo so, non dirlo. Non dirlo, non fare solo la testa. Non dico nulla, io ho detto solo che sono sarda, canto e basta. Sì, hai fatto una bellissima presentazione, è stato un piacere. Supremazia russa. Chiamatemi ancora razzista. Cioè... Fate bene. La bionda è una mora? Ma sono altissime. Cosa ne pensi delle loro outfits? C'è una cosa che ho notato, è che sono tutte scure. Una è con un felpone. Per nascondere i tagli causati dal padre che l'ha abbandonata ai russi. Ragazze, quali sono le vostre red flag, ovvero tutte le robe che non vorreste mai in un ragazzo? Per me red flags quando il ragazzo è geloso e quando ti controlla, ti scrive in continuo. Posso dire che non me ne frega nulla? Se avessi una ragazza potrebbe andare veramente dove vuole, far quello che vuole, non gli controllo il telefono, non me ne frega niente. Te numero 4 invece, quali sono le tue red flag? A me, per me solitamente non piace quando il ragazzo va tanto a ballare alla discoteca, ha tante amiche femmine. Ti posso dire, concorrente numero 4, che non mi piace andare a ballare e in più non ho amiche femmine, in quanto con una femmina non ci fai l'amicizia, ragazzi, dai, su. Le chiedo un'altra domanda di red flag sul fisico. Sappiamo già dove vuoi parare, comunque. Vabbè, l'unico per me è che il ragazzo deve essere più alto di me. Classico. Questo è classico, però. Sarebbe un problema se anche l'altra ragazza dicesse la stessa frase. Gente numero 4, sentiamo la tua. Non mi piace, non mi piacciono i ragazzi pelati. Ok. Magari avete visto qualcosa o sui social o prima quando si alzava la tenda, eccetera. Avete visto che sono un... Questa è la vera altezza di Joe, il video di tanto per farlo sembrare più... Non è vero. Guarda il loro sguardo dove mi guardano. Se sono qua dovrebbero guardare verso il basso. Però dai, più ti giustifichi e peggio è. Purtroppo mi duole, ma devo eliminare il concorrente numero 3. Modella? Perché? Perché ha detto che sono basso. Lo so, mamma non mi ha fatto alto, scusami. Vi piaceva? No. Neanche a me. Cioè, non metto in dubbio che faccia la modella, però metto in dubbio che faccia la modella, cioè capito che sto a dire. Cioè, che un po' insomma, Cioè, tipo, io appena l'ho vista, zio, ho pensato una sola cosa. E adesso arriva la nostra fidanzata nuova. Piacere. Concorrente numero 4, prego, puoi uscire? Ciao, Emele. Però, piacere. Non sono pelato, non so, manca poco. Cioè, ma perché li taglio io? Esteticamente, vado bene o non vado bene? È la prima volta che ve lo dicono, ragazzi. Allora, Anna, ci siamo conosciuti e sei la mia scelta, ti va a segnare a bere qualcosa insieme? Sì. No. Ti stava per dare la mano? Insieme? Sì. Ah, sì, è vero, cioè non l'ho notato pure io. Merda, non me la dai la mano. Ma, Gioia...
Ma no, no, lasciamoli, è andato a puttana il video. La russa era simpatica. Era simpatica la russa, ragazzi. Chill line. Top finale. Chill line.